Questo programma è presentato da Mondo Robe di K. Robe di K, via Belgrano 4, Imperia, via Vittorio Emanuele 127, Bordighera. È presentato da Flowers Lounge Club, via Lido, lungomare di Arma di Taggia, Imperia. Amici, ben ritrovati per questo nostro primo appuntamento di Mi presento, sono donna, all'interno dei palinsesti di Imperia TV. Un altro percorso sta per aprirsi, un mondo attraverso il quale ci confronteremo a tu per tu con la nostra mente, il nostro io, ma anche attraverso percorsi che parlano un po' di equilibrio corpo-mente, quindi wellness. Mi presento, sono donna, il mondo delle donne a 360 gradi. È sicuramente un appuntamento piacevole anche per gli uomini, perché conoscendo meglio il mondo delle donne si impara magari vicendevolmente ad amarsi di più. Ma principalmente avremo degli ospiti illustri che ci aiuteranno a comprendere gli aspetti psicologici, giuridici, emotivi, affettivi di donne che magari sono usciti da percorsi di violenza, personaggi che hanno affiancato queste donne affinché potessero tornare a vivere. Ma non solo, a proposito di benessere corpo-mente, ci sarà quest'anno un appuntamento molto particolare che sarà in diretta dal Flowers di Arma di Taggia, del nostro Apericoccio, uno speciale aperitivo salutare in cui riequilibrare il corpo e la mente, per ritrovare la nostra stima e il coraggio di diventare veramente vincenti. Lo faremo con la nostra coach Tiziana Naclerio, che già è lì e con la quale tra poco ci collegheremo. Ma non solo, affronteremo tutti quelli che sono i percorsi a livello fisico e emotivo che hanno a che fare con il benessere del corpo, parlando, perché no, di strategie e situazioni che ci aiutano a stare meglio, passando anche per alcune tecniche particolari di massaggio che ci sentiamo di suggerirvi. Questo ed altro per Mi presento, sono donna, il mondo delle donne a 360 gradi. Ed eccoci qua con la nostra dottoressa Elvezia Benini, ben ritrovata e grazie di essere venuta all'interno di Mi presento, sono donna. Grazie, grazie a voi. Quando l'ho presentata mi è piaciuto sottolineare un aspetto che ha molto a che fare con il suo impegno nell'ambito minori, che è un po' il tema portante quest'anno non solo dell'Associazione Paolo Libera Tutti, ma anche un po' del nostro programma, no? Riuscire ad affiancare quelli che sono i disagi delle madri e delle donne che continuano a essere sempre un po' vittime all'interno del loro nucleo familiare e purtroppo anche della violenza assistita, e quindi di questi bambini che sono costretti a subire passivamente delle forme di violenza indiretta o in alcuni casi anche diretta. E così nata questa idea. Parto dall'ultimo per arrivare poi alle cose un po' più, diciamo, impegnative, però a prima acchito mi è piaciuto sapere che lei insieme anche al dottor Malombra vi impegnate a scrivere dei libri attraverso i quali aiutare i bambini, ma dei libri sotto forma di fiaba. Com'è nata questa idea? Beh, parte molto da lontano. Parte da quando io ho scritto il libro Bambini in pigiama, nel quale racconto l'esperienza di chi vive in ospedale,
dei bambini ospedalizzati e di chi cura i bimbi ospedalizzati. E però quello era un libro più teorico. Allora ho chiesto a mio marito, che è molto bravo nello scrivere le fiabe, prepariamo qualcosa che sia operativo, voglio dei libri operativi che possano essere d'aiuto ai bambini, ma soprattutto agli adulti, perché contano gli adulti, come stanno bene o se stanno male, perché il tutto si riverbera poi sui bambini. E questa è una cosa che spesso invece viene trascurata, no? Questa grande responsabilità che noi abbiamo nei confronti dei piccolini, dimenticandoci di essere stati poi piccoli anche noi. Certo. E così è nato il primo libro, che è sui distacchi, le fiabe per affrontare i distacchi della vita. Distacchi della vita ci appartengono, nasciamo con un distacco. Quindi è stato il primo libro. Quello è stato il primo affrontare libro. Affrontare i distacchi, distacchi della, vita. Allora ci sono, diciamo, gli aspetti psicologici, ma partendo dalla fiaba, utilizziamo la fiaba come strumento per aiutare a individuare le problematiche interiori e quindi cercando poi di risolvere i problemi. Credo che una roba del genere, assieme anche alle altre fiabe che voi avete scritto, diciamo, ad esempio per sviluppare l'autostima, le fiabe per vincere la paura, per andare sereni al nido e scuola, le ho detto anche questa è una cosa che mi appartiene parecchio, dovrebbe magari essere inserita all'interno di un programma didattico proprio per accompagnarlo anche nei percorsi scolastici, no? Perché insomma sono sicuramente cose molto interessanti. Il motivo per cui sono molto contenta di averla qui, dottoressa Benini, ha a che fare anche non solo con la sua attività, perché lo ricordiamo, lei è anche consulente in ambito forense, quindi lei fa la famosa CTU. No, quindi nei casi in cui di fronte a separazioni giudiziali, in cui ci si contende un minore tra figure genitoriali o quando un minore ha delle difficoltà all'interno dell'ambito familiare, quindi intervengono gli assistenti sociali, c'è un percorso dietro da fare. La figura del CTU è una figura fondamentale ed importante in questi casi, che ha una grossissima responsabilità, perché quello che poi lei professionalmente trae viene portato davanti all'attenzione di un giudice che stabilirà le sorti di quel bambino. Quindi credo che di fronte a tutto questo, ecco, magari ci sono delle volte in cui lei è molto impegnata a fare bene per quello che riesce il suo lavoro, perché ha in mano la vita di alcune persone. Noi, io ho letto il suo libro che è Donne che corrono con gli orchi. Quelli che io chiamo la figura del soggetto maltrattante e della vittima. Però questo libro lo racconta attraverso tutta una serie di sfaccettature che sono un incipit e un incoraggiamento a riprendere in mano la propria vita e a rendersi conto di determinate situazioni. Allora, intanto da donna, perché poi mi piacerà chiederlo anche nella prossima trasmissione al dottor Malombra, che è anche il suo compagno nella vita, suo marito, e comprendere gli aspetti maschili, il punto di vista maschile. Da donna mi chiedo come è arrivata a scrivere un libro del genere e con quale percorso, perché il suo è anche un po' una, non dico una denuncia sociale, però comunque è un libro che fa emergere alcuni aspetti dei quali talvolta purtroppo una donna non riesce a rendersene conto se non arrivando a uno stadio ultimo di percorsi familiari violenti. Quindi come ha avuto l'idea di scrivere un libro del genere? L'idea è nata con mia figlia, perché le autrici sono Elvezia, ma anche Cecilia. Cecilia Malombra, che è già laureata nella laurea ora sta facendo la laurea magistrale in psicologia e quindi presto mi sostituirà nella professione. È nata guardando purtroppo la televisione, quindi non c'era giorno, non c'era giornata o serata che il TG non ci mostrasse delle immagini e delle situazioni terribili. E quindi ho detto no, bisogna fare qualche cosa, bisogna dare voce, dobbiamo urlare questa sofferenza enorme che le donne subiscono, perché se si arriva all'omicidio è l'ultimo stadio. Allora, per
non raggiungere l'ultimo stadio, bisogna fare prevenzione. Precedente. Per cui insegniamo alle giovani figlie, quindi è nato poi tutto un discorso con Cecilia. È un discorso accorato. Mi piace rispetto a tante letture anche tecniche, o di approccio appunto giuridico o semplicemente di racconti, perché analizza diversi aspetti, e ce n'è uno in particolar modo tra le cose che leggevo, insomma, nella fase di prefazione del libro, che è rivolto agli uomini. E che io sottolineerei, come abbiamo fatto tra l'altro in aula il 24 novembre. E agli uomini dobbiamo dire: imparate ad accettare le sconfitte, sappiate riconoscere le vostre modalità poco rispettose, sappiate chiedere aiuto. Chiedere aiuto e mettere un punto e a capo. So perfettamente che non è semplice modificare la realtà, ma per modificare il mondo esterno si deve partire dal mondo interno. Noi oggi abbiamo due diverse problematiche, una sociale in cui già purtroppo alcuni avvenimenti ed episodi oramai sono andati oltre, e poi abbiamo tutta una fase invece di start-up che consiste nella sensibilizzazione e nella speranza che andando all'interno delle scuole, eccetera, si crei un altro modus pensandi, cioè un altro modo di vivere, di pensare che possa essere così d'aiuto alla gestione della propria persona e quindi dei rapporti con gli altri. Però talvolta non si sa da quale parte correre, nel senso che siamo un po' come un chirurgo, chi si avvicina a queste dinamiche: da una parte c'è da tamponare e dall'altra c'è da iniziare tutto il percorso per vedere che cosa fare per evitare alcune cose. Io credo che noi donne in Italia siamo ancora su quel filone del bisogna smussare gli angoli agli uomini che non sono pronti a fare determinati percorsi. Sono gli stessi uomini che da piccolini erano invitati a non piangere perché è una roba da femminucce, e gli stessi che vengono da situazioni di cultura tradizionale, familiare, eccetera, in cui praticamente veniva loro insegnato che dovevano comandare, che avevano sempre ragione, che erano bravissimi, che erano i numeri uno, e quindi si portano un po' dietro questo senso del dover essere il numero uno, del coprire un po' il ruolo della propria compagna, un aspetto un po' anche narciso, che talvolta può diventare un disturbo narcisistico di personalità. Secondo lei, da dove bisogna realmente partire? Cioè, quanto un libro del genere può essere letto da un uomo? Bisogna partire dalla prevenzione e quindi dall'educazione. Quindi è importante l'educazione familiare e l'educazione a scuola, già dal nido, dalla scuola dell'infanzia. Bisogna insegnare il valore, come dice Pierpaolo Pasolini, il valore della sconfitta. Allora, che cosa significa? No, non puoi sempre vincere. Esiste anche la sconfitta, ed è la sconfitta che ti insegna poi ad affrontare il mondo in un modo adeguato, perché impari a tollerare la frustrazione. Perché questi uomini purtroppo non tollerano tolleranza agli stati, esatto, di frustrazione. Esatto. E questa è una cosa molto grave, perché un giorno ti puoi sentire frustrato perché ti è stato spostato il bicchiere davanti senza chiedere permesso, una volta reagisci in un modo, la volta dopo puoi arrivare a uno strato di frustrazione così grande che reagisci mollando la coltellata. Certo. Una cosa molto interessante di cui le parlava, per la quale mi sono anche fatta portavoce con l'associazione Parole Libera Tutti, che ho messo su ed è nata proprio per raccontare il gaslighting, e quindi la manipolazione mentale, la violenza psicologica, che segue poi tutta una serie di atteggiamenti che sfociano spesso anche in violenza fisica. Purtroppo noi in Italia, anche dal punto di vista normativo, dobbiamo sempre arrivare alla fase ultima per poter parlare di violenza. Ci sono alcuni percorsi che inevitabilmente non riescono ad essere a tutelare, diciamo, una donna. Mi permetto anche di evidenziare uno stato di completo distacco dal punto di vista statale, perché molte donne che hanno il coraggio di allontanarsi da percorsi di violenza poi non sanno veramente dove andare, nel senso che noi non abbiamo delle strutture pronte ad accoglierle, non c'è un micro reddito iniziale per aiutare queste donne a rifarsi una vita. Se tu evidenzi un po' di più un problema che ha a che fare con l'aspetto economico della gestione del bambino, rischi che ti venga tolto piuttosto che invece essere aiutata. Sono delle cose molto gravi, no? Quindi quanto serve scrivere, ma all'atto pratico quanto poi può addolorare
una situazione del genere? Anche in questo caso è molto importante vivere il dolore. Allora, ci sono delle situazioni che portano estremo dolore, non è necessario arrivare alle percosse o a una violenza fisica, Assolutamente. c'è la violenza psicologica costante e quindi nel momento in cui si subisce questo tipo di violenza, la si subisce, ma a un certo punto si deve arrivare a toccare il fondo e dire no, no. E quindi vivendo tutto il dolore della situazione che stai vivendo, a un certo punto, piano piano, è la psiche stessa, no? C'è questa parte istintiva, è la psiche stessa che ti dà quella spinta alla pulsione di vita, perché la pulsione di vita deve prevalere su quella di morte, perché se tu donna continui a sottostare in una situazione drammatica, oltre a danneggiare te, danneggi i tuoi figli. E quindi devi riprenderti, ma spesso c'è una questione di autostima anche, Che viene a che mancare viene a alla base. Quando mancare. io le dicevo prima, i libri di autostima che voi avete scritto, sarebbe interessante portarli proprio sui banchi di scuola come programma didattico all'interno delle cose da Sì, studiare, no? bisogna. L'ora della fiaba, sarebbe bellissimo l'ora della fiaba concentrarsi su queste cose qua. Lei all'interno del libro parla anche della morte dell'anima. Certo. La morte dell'anima è quel dimenticarsi giorno dopo giorno praticamente di cosa siamo, di quello che abbiamo costruito. Secondo lei, cos'è che può aiutare, una donna a ritrovare tutta la consapevolezza di quello che è? Cioè ritrovare se stessa, perché lei mi insegna che in questi casi una donna, perde la propria identità. Che cosa significa la morte dell'anima e come si ricomincia a vivere? È un percorso molto faticoso nel momento in cui la donna vive una solitudine, una cattiva solitudine, e quindi si concentra esclusivamente sul male che vive, non riesce a programmare. Ma nel momento in cui riesce a ritagliarsi degli spazi per se stessa, che possono essere dedicarsi al giardinaggio, alla pittura, alla lettura, quindi uno spazio che è per te di crescita, ecco che comincia la donna pian piano, all'inizio inconsapevolmente, a rendersi conto che quello spazio diventa uno spazio di solitudine buona e in quello spazio inizia un percorso interiore, perché La, c'è, è una certo, gestazione. la interrompo per sottolineare questo aspetto. Esiste una solitudine buona e una solitudine cattiva. La solitudine buona è quella che ci porta man mano, intanto a non temerla questa solitudine, che ci fa bene, ci fa guardare un po' più dentro, ci fa un po', diciamo, ci permette di coccolarci. La solitudine cattiva è quella che appunto crea un grave stato di isolamento sociale. Quindi ci allontaniamo man mano dalle figure a noi più care, che sono gli amici. Abbiamo la mortificazione di una storia che non necessariamente è una prima storia. Perché, ecco, una cosa che volevo chiederle, no? Che molto spesso, quando noi non riusciamo a superare del tutto determinati nostri malesseri che ci hanno portato a vivere determinate storie, a scegliere degli uomini, sbagliati. Talvolta, quasi inconsciamente, noi rischiamo di iniziare poi nuove relazioni che hanno un po' un protocollo delle relazioni precedenti. Brava, Eh sì, è la coazione a ripetere, no? mi spieghi questa cosa? Perché io mi ritrovo spesso anche all'interno, diciamo, dei colloqui che si fanno con gli amici, con le varie donne dell'associazione, come quando facciamo delle riunioni o scriviamo articoli, e qualcuno dice sì, è un copia e incolla, perché tu la mente ricorda. E quindi tu vedi i familiari delle figure inconsciamente tendi ad avvicinarti nuovamente, faccio no, non è possibile, erano contesti diversi, persone diverse, è stato un colpo di fulmine, com'è possibile che inconsciamente tu rivedevi nell'altra persona? Ecco, me lo spieghi per cortesia, perché la stessa domanda la porrò anche al dottor Malombra da uomo però, perché sono due punti di vista differenti. Ecco, vorrei che lei velocemente mi spiegasse se è vera questa cosa qua e che cosa possiamo fare per debellare questo male. È vera, è vera.
Perché viene a mancare, cioè può esserci la consapevolezza razionale, ma finché questa consapevolezza non scende nel profondo proprio, nell'interiorità, il cambiamento non può esserci. Quindi tutto passa attraverso l'inconscio, che poi l'inconscio è quello che ci guida il 90% dei nostri passi quotidiani, Eh no? sì. Ecco, allora, credendo in questa funzione nascosta, che è la funzione dell'inconscio, ecco che possiamo capire perché non possiamo credere che essendo consapevoli di questo io possa cambiare. No, perché la consapevolezza della ragione deve andare di pari passo con una Del consapevolezza cuore, interiore. certo. Allora, quando c'è questo, allora ci sarà un vero cambiamento. E quindi io sono arrivata a una conclusione, che anche quella con cui diciamo la saluto e spero di averla ancora in Grazie. trasmissione. E cioè che talvolta quando crediamo che sia scattato questo nuovo grande amore, c'è qualcosa, qualche voce che da un lato ci ostacola, maggiormente uscendo da percorsi insomma, di violenza familiare notevoli, no? E talvolta abbiamo difficoltà a ricominciare ad amare. Quando però proprio arriva quello che cioè, ti fa nuovamente innamorare, ti fa scattare quel qualcosa, dovremmo ascoltare secondo me il contrario. Cioè se ci piace veramente tanto non guardarlo e avvicinarsi invece a uno che dice ma sì, ma non lo so, ma forse, ma vediamo, perché non è l'inconscio quello nella nostra parte razionale, lascia perdere l'inconscio. Può essere un escamotage fare il contrario di quello che si pensa. Bisogna leggere i nostri sogni della notte, È vero. perché il sogno della notte è È l'espressione bellissimo, della starei parte. per ore a discutere di queste cose perché mi piace un sacco. È importante scrivere i sogni della notte e interpretarli. Logicamente non con il proprio compagno perché rischi di passare per pazza se non ha una cultura un po' psicologica, trascendentale. Però in ogni caso, sì, è vero, i sogni raccontano tanto e talvolta è una grazia riuscire a ricordarli perché alcune volte vanno a finire nuovamente poi nell'inconscio, però i sogni aiutano tanto. O per concludere un po' un personaggio famoso della TV, i sogni aiutano a vivere. Dottoressa Benini, io la ringrazio per questa intervista, diciamo da un lato sommaria, un po' sospetti sommari che magari approfondiremo nel corso delle puntate, intervista attraverso la quale abbiamo anche, insomma, così per sommi capi, raccontato il suo libro, ma un libro che io invito a leggere, che ha a che fare con una, non nel solito modo, con la violenza sulle donne, quindi con la vittima e con un soggetto maltrattante, ma affronta da più punti di vista non solo quella che è la violenza, ma anche il modo attraverso il quale, insomma, uscire da questa violenza e riprendere in mano la propria vita, che è un po' anche il motivo di Mi presento, sono donna, di questa edizione 2016-2017. Grazie alla dottoressa Elvezia Benini. Le auguro buon proseguimento e ci rivedremo su questa emittente. Grazie, grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. E come annunciato, eccoci qua, questo è il momento di Apericoce. C'è già Tiziana Anaclerio pronta a raccontarci e ad illustrarci delle tecniche, delle motivazioni psicologiche importanti, ma prima di tutto vorrei dire che questo è un appuntamento a cui tengo particolarmente perché talvolta la vita ci porta in direzioni che mai avremmo pensato di dover intraprendere. Quindi non so se vi è mai capitato di sentirvi un po' disconnessi da noi stessi, come se fossimo in situazioni che un po' annientano le nostre passioni, la nostra creatività, ma anche i nostri desideri, il nostro io. E ci sono dei momenti in cui confrontarsi anche con le persone che stanno attorno a noi dal punto di vista lavorativo, ma anche nella vita affettiva, che ci amano, diventa difficile, laddove ci sono percorsi che in alcuni momenti vanno per strade differenti. Ora immaginate uno spazio tutto vostro, uno spazio in cui cercare di ritrovare il contatto con voi stessi e quindi reinventare, talvolta anche soffrendo un po', ma con coraggio, la vostra vita. È quello che noi cerchiamo di fare proprio attraverso Tiziana Anaclerio, che ci guiderà ogni settimana in un piacevole viaggio alla scoperta di noi stessi, del nostro mondo e magari aiutandoci anche a comprendere meglio il modo per arrivare dritto nel cuore dell'altro. Do il benvenuto a Tiziana Anaclerio e a tutti voi del Flowers. Buonasera, Tiziana.
Ciao Jackie, grazie, buonasera e benvenuti a tutti. E benvenuti a questo primo appuntamento del nostro Pericoce qui al Flowers di Armaditaggia, un locale accogliente, rinomato, che ha buona musica, un personale di una qualità eccellente e prodotti ottimi, quindi è un ottimo luogo per incontrarsi, per condividere, per passare insieme un momento di uno spazio anche di riflessione ma anche di nutrimento di corpo e di mente. E questa sera parleremo di, come ha detto Jackie, come ha anticipato lei, parleremo di, dei sentieri che percorreremo dentro di noi per trovare delle risorse, delle potenzialità, per scoprire i nostri talenti, le nostre potenzialità e per imparare a vivere meglio. L'idea di questi Apericocce è proprio di trovare tutti insieme un modo per sviluppare la consapevolezza di essere delle persone uniche, speciali e che possiamo stare meglio, vivere meglio ed essere felici. Ok, siamo pronti? Adesso andiamo, vi presento le mie ragazze e incominciamo. Eccoci qua con le mie ragazze e anche due bellissimi ragazzi che sono, fanno parte del locale, Alejandro e Lorenzo, giusto? E vi presenterò, avrò modo poi di presentarvi prossimamente anche le ragazze qui presenti. Questa sera, come abbiamo detto, partiamo dal approfondire il potere del pensiero, perché nel life coaching si dà per scontato che le persone hanno un grande potere interiore, quindi non c'è bisogno di andare a cercare risorse fuori, c'è bisogno semplicemente di cercarle dentro se stesse. E questo programma vuole essere uno spunto di riflessione, un aiuto, uno spazio per condividere pensieri e riflessioni ed aiutare le persone a migliorare la loro vita. E per fare questo useremo una tecnica base che è la tecnica di porre le domande del coaching. Perché, che ci crediate o no, la qualità delle domande che ci poniamo determina la qualità della nostra vita. Se ci pensate bene, ogni volta che ci poniamo una domanda, questa domanda elicita una risposta. Questa risposta provoca un'emozione e questa emozione fa fare delle azioni o delle omissioni e quindi avremo dei risultati. Ed ecco perché la qualità delle domande che noi ci poniamo determina la qualità della vita che viviamo. Stasera quindi l'argomento tratta della consapevolezza e la prima domanda che ci facciamo, la prima domanda che voglio farvi, che vi invito a farvi per rispondere, è: quanto sono consapevole? Quanto sono autoconsapevole? Questa è la domanda che ci facciamo questa sera e è una domanda che rivolgo anche alle persone qua, se semplicemente datevi una risposta interna. Quanto sono autoconsapevole ha a che fare proprio col definire anche bene cosa vuole dire consapevole. Consapevole è una parola, sono andata a cercare per voi l'etimologia della parola e deriva da consapere, formata da con e sapere, dove l'idea è di sapere qualcosa riguardo noi ed è la costruzione del proprio modo di rapportarsi al mondo, la costruzione originale. Quindi le persone consapevoli sanno esattamente che cosa, come agire, come comportarsi di fronte alle situazioni della vita. Se ci pensiamo bene, la consapevolezza è una cosa che non si può insegnare, è una cosa che non si può inculcare. La consapevolezza è semplicemente un'attitudine che nasce vivendo con l'esperienza della vita e con momenti di autoriflessione. C'è una slide che mi piace mostrarvi, una frase di Roosevelt che parla proprio della le gabbie del pensiero. Quando le persone non sono consapevoli, cosa succede? Roosevelt disse che gli uomini sono prigionieri, non sono prigionieri dei loro destini, ma sono solo prigionieri delle loro menti. E se ci pensiamo bene, qualcuna di voi è capitato di sentirsi prigioniera della propria mente o prigioniero della propria mente? C'è qualcuno che ha voglia di raccontare un momento in cui ha avvertito questa cosa? Beh, capita spesso almeno, di anche
nel quotidiano, non ce la faccio, devo affrontare questa cosa, non ce la faccio, il mio pensiero si arrovella sulla mia... sul pensiero di non farcela veramente, per cui è ben difficile poi trovare la scappatoia, la soluzione. Di non essere capace? Di non essere capace. Il fatto di non essere capace è veramente una gabbia in cui cadono molte persone, sentirsi incapaci per poi scoprire invece di essere capacissimi, è una gabbia mentale veramente che ci imprigiona e non è facile, ma in realtà la bella notizia è che si può sviluppare l'autoconsapevolezza, quindi non spaventatevi, si può assolutamente sviluppare l'autoconsapevolezza e pensate che in Italia ci sono 18 milioni di persone che soffrono di disturbi psicologici. Questo perché, secondo voi? Perché manca l'autoconsapevolezza, e cioè la capacità di capire le proprie emozioni. E hanno disturbi di ansia, di stress, di depressione o anche da post-traumatico, da stress. E 18 milioni sono circa il 30% della popolazione italiana. E sapete perché succede quello? Semplicemente perché le persone non sono consapevoli, non sanno dare un nome alle loro emozioni. Però stiamo tranquilli, no, possiamo evitare di correre questo rischio e sviluppare sicuramente autoconsapevolezza. L'autoconsapevolezza riguarda molte cose. Una cosa, ho raggruppato per facilità, ho raggruppato il concetto di autoconsapevolezza, e l'autoconsapevolezza ha a che fare col capire come le proprie emozioni, le nostre emozioni agiscono nella nostra vita, conoscere i nostri punti di forza e di debolezza, credere in se stessi e avere fiducia nei propri valori. Questo in sintesi è l'autoconsapevolezza. Sarà capitato a ognuno di noi, a tanti di noi, avere delle emozioni e non saperle gestire, esserne preda, essere guidate dalle emozioni invece che gestirle. È importante conoscere le proprie emozioni, ma anche i propri punti di forza e di debolezza. E a me è capitato di conoscere punti di forza che non sapevo di avere. Qualcuno di voi è capitato di conoscere, di sapere, di aver scoperto un punto di forza o un punto di debolezza, di non saperlo? C'è qualcuno di voi che ha voglia di condividere il suo pensiero per aiutare anche il pubblico a casa a capire? Nessuno? Angela, no? Tiziana? Hai scoperto un punto di debolezza? Allora sì, io lavoro a scuola e come ben sai lavoro con i bambini e ho sempre avuto un sogno grande di voler scrivere fiabe, racconti. In realtà ho sempre pensato di non esserne capace, di non essere in grado. E durante un percorso personale ho scoperto invece di poterlo fare, e di essere assolutamente in grado, anzi di riuscire ad avere momenti in cui la mia mente comincia a immaginare personaggi strani o ambienti particolari. Ecco. È solo un punto di inizio, chiaramente, però è stata una bella scoperta. Grazie Tiziana. Vedete come a volte, grazie a testimonianza di Tiziana, possiamo comprendere che il nostro potere del pensiero va oltre quello che noi pensiamo. Quando usciamo dalla gabbia mentale scopriamo infinite risorse e possibilità. E quello che dobbiamo fare semplicemente è essere consapevoli e allenarci. I coach allenano le persone, il mio lavoro consiste nell'allenare le menti delle persone, quindi una cosa che possiamo fare per sviluppare l'autoconsapevolezza, questa sera vi darò tre passi per sviluppare l'autoconsapevolezza e suggerisco anche alle persone a casa di mettere in atto questi suggerimenti, e con queste piccole azioni quotidiane voi potete andare a ottenere maggiore autoconsapevolezza. E il primo passo è: tieni un diario dei tuoi sentimenti.
Tenere un diario dei vostri sentimenti è molto un esercizio simpatico, un esercizio facile, perché prendete semplicemente un bloc notes, un diario, e notate una situazione in cui, che si ripete, una situazione in cui vi sentite senza potere, in cui sentite che le emozioni vi prendono la mano, e annotate anche se avete qualche sensazione nel corpo, se vi batte forte il cuore, oppure se vi capita di avere, non so, un senso di mal di stomaco, male alla testa, può capitare. Nel diario dei sentimenti annotate le emozioni che avete di fronte a certe situazioni e anche le sensazioni fisiche. Un secondo passaggio che vi suggerisco di fare è di fare proprio un elenco dei vostri punti di forza e di debolezza. Come ha detto prima Tiziana, ha scoperto una cosa, scrivetela. Vi stupirete di quanti punti di forza troverete. E i punti di debolezza non devono demoralizzarvi, i punti di debolezza sono semplicemente delle indicazioni per lavorarci sopra, trasformarli e farli diventare delle opportunità. Quindi in realtà sono degli ottimi modi per migliorare se stessi. E il terzo suggerimento è di creare un'abitudine quotidiana di autoriflessione. E in che consiste? Bastano 15 minuti al giorno, non c'è bisogno di molto. Prendete 15 minuti e dedicatevi a un'attività che vi permette di rilassarvi e di pensare alle cose importanti per voi. Potrebbe essere fare jogging, potrebbe essere camminare, potrebbe essere meditare. Non è importante, per qualcuno è anche tenere un diario, va bene. Per qualcuno è fare cantare una canzone, pregare. Per qualcuno è pregare, andare in chiesa. Va benissimo. Quindi riepilogando, soprattutto non solo per le persone qua dal Flowers in diretta, ma anche per le persone a casa, riepiloghiamo i tre suggerimenti, i tre passi che vi suggerisco di mettere in atto da stasera per sviluppare la vostra autoconsapevolezza. E sono proprio: tenete un diario dei vostri sentimenti, fate un elenco dei vostri punti di forza e debolezza e create un'abitudine quotidiana di riflessione. Per stasera abbiamo chiuso con questo argomento. Mi piace salutarvi e ridare la linea a Jackie con una citazione, una frase di un personaggio americano famoso, di Marshall McLuhan, il quale disse che non essere consapevole significa non esistere. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Tiziana, è stato un appuntamento sicuramente entusiasmante e sarà il primo di una serie di tanti apricocce da vivere insieme a te e a tutti voi del Flowers di Arma di Taggia. Quante volte tornando a casa avreste voluto qualcuno che vi massaggiasse un pochino la spalla e poi più giù e poi un altro punto, qui è dolorante? Bene, all'interno di Mi Presento Sono Donna non mancheremo di concederci questo spazio parlando dell'importanza del massaggio e perché no delle tecniche orientali del massaggio shiatsu, e lo faremo con il nostro maestro Bruno Cintoli, piccole pillole per vivere meglio. Ed eccoci qua con il maestro Bruno Cintoli. Ho sicuramente tanta necessità di fare un buon massaggio, però si dice che iniziare a parlare di qualcosa è un modo stesso per introdursi. Intanto benvenuto grazie, tra noi. Grazie. Bruno ci accompagnerà all'interno di questo percorso indicandoci il modo migliore per ritrovare i giusti equilibri corpo-mente. Allora, tu sei un grande esperto e amante del massaggio shiatsu. Sì. Io vorrei che, insomma, in questo primo appuntamento noi due ci raccontassimo che cos'è lo shiatsu e come sei arrivato tu a questa disciplina. Allora, innanzitutto un saluto a tutti. E sono arrivato a questa disciplina, diciamo, in maniera molto strana. Però in un primo tempo, all'età di 6 anni, sono stato avvicinato al mondo delle arti marziali, che ha aperto la mia prima porta su questo pensiero, diciamo, olistico, che non solo vede la persona di pura carne e mente, ma aggiunge un ulteriore aspetto, che è l'aspetto energetico, che viene preso in considerazione, esatto, che viene preso in considerazione anche nelle arti marziali. E quindi questo è stato il primo gradino. Poi, diventato un po' più grande, perché io avevo 6 anni, diventato un po' più grande, mi sono potuto avvicinare veramente allo shiatsu.
questa tecnica che io ho imparato, diciamo, a Torino, frequentando i corsi all'ITADO, che è l'Istituto di Terapie Alternative e Discipline Orientali, e nei quali mi sono formato con un triennio. E poi da lì ho cominciato a lavorare. Ed è diventata la tua passione. È diventata la mia vita. La tua vita. Sì. Fare delle proprie passioni, anche la propria vita lavorativa, è sicuramente un traguardo molto importante. Spesso mi ha anche affiancato. Però sì. Io ricordo ad esempio di un giorno in cui, mentre ero in onda con il mio collega, che saluto, Mauro Pellegrino, su Radio Monte Carlo, lui tornò, insomma, un po' così stranito, arrivò in studio prima della diretta e disse: oggi sono stato a fare un massaggio shiatsu, mi hanno rovinato, sono tutto dolorante. E io lì compresi che il massaggio shiatsu non faceva per me. Poi nel corso degli anni mi sono ricreduta. Ecco, il massaggio shiatsu di base cosa deve fare per, allora, essere un buon massaggio? Iniziamo dall'analizzare quello che è il nome. Quindi il nome shiatsu viene diviso in due. Abbiamo shi, che vuol dire dito, e atsu, che vuol dire pressione. Quindi lo scopo dello shiatsu è di fare dito pressione, digito pressione. Dove? Sugli tsubo. Cosa sono gli tsubo? Sono dei punti che scorrono, che sono localizzati, diciamo, lungo i vari meridiani che attraversano tutto il corpo. Questi punti sono più di 360, sono 361, e ognuno di questi punti è direttamente collegato con un organo. Ah, ecco, quindi segue un po' la storia, diciamo, la filosofia della riflessologia. Esatto. Cioè, ad ogni punto corrisponde, esatto, un organo. Qui abbiamo dei canali in cui scorre, diciamo, un'energia specifica che riguarda uno specifico organo, e lungo questi canali ci sono questi punti che sono gli tsubo. E noi con la dito pressione, che è uno dei metodi per stimolare il punto, perché ce ne sono altri che poi vedremo, però all'inizio, diciamo, come prima cosa abbiamo questa dito pressione. Da te si rivolgono persone per risolvere cosa? Cioè, chi viene a fare il massaggio shiatsu? Allora, viene dall'operaio che si fa 8 ore di lavoro al giorno, manuale, e che si spacca, pesante, la schiena, poverino, cioè, alle assistenti nei ricoveri, nei centri, che sono quelle che tirano sui malati, che sono molto stanche anche loro, quindi le infermiere. E poi anche alcuni fortunati che se lo fanno solamente per trovare benessere e riequilibrio psicosomatico, cioè riuscire a rilassarsi profondamente. Perché è vero che quando siamo più rilassati, ad esempio mi capita, quando perdo il sonno sono una vipera, no? Certo, e mi controllo tanto. Certo. Però comunque fa male, logicamente, perdere il sonno, fa male non, sì, stare in pace con se stessi. Quando riusciamo ad essere tranquilli, equilibrati, facciamo anche forse delle scelte differenti nel nostro quotidiano. Vediamo tutto diverso. Tutto in modo più, certo, positivo, in, certo, modo diverso, certo, eccetera. Per cui è anche importante concedersi, sì, un massaggio, perché dietro, lo scopriremo nel corso dei nostri appuntamenti, dietro un massaggio shiatsu c'è sempre un percorso poi, certo, più profondo e, certo, più importante. Ci sono, certo, delle tecniche delle quali parleremo, di fronte alle, sì, quali sono rimasta anche un po' così sbigottita, perché non sapevo potessero esistere. Comunque tutto quello che è medicina cinese, tutto quello che ha a che fare con il benessere del corpo e della mente, perché lo ricordiamo, mi insegni che le due cose non sono mai staccate. Assolutamente. Lo affronteremo nel corso delle nostre pillole all'interno di Mi Presento, Sono Donna, in questo spazio di rigenerazione dell'io e del come. E dello spirito. Dello spirito. Un'ultima domanda, tra le tante, diciamo, capacità curative e rilassanti che ha lo shiatsu, serve, aiuta anche tanto per chi ha disturbi di mal d'amore? Che possiamo parlare? Su questo bisognerebbe aprire una grande parentesi, ma ti stai, diciamo, impegnando nella risposta, sì, la mia è una battuta, vuol dire che c'è speranza anche. Sì, si può lavorare sul mentale, perché chiaramente sull'aspetto mentale, per riuscire a vedere, come dicevi tu prima, giustamente, una situazione in un modo un attimino più distaccato. Certo, perché vero. Il problema è che quando siamo così non riusciamo a vedere quello che c'è, ma se ci mettiamo così
riusciamo a vedere i contorni. Ad inquadrarlo cose. In modo diverso. E quindi è importante questa assolutamente. Idea. Assolutamente, mi dai un assist importante adesso al di là di questo, perché comunque noi all'interno del programma spesso abbiamo affrontato argomentazioni che hanno a che fare con il dolore di situazioni familiari molto pesanti, certo. Quindi la fase di rinascita e il diritto che ha ogni donna di avere il coraggio di ricominciare a vivere, passando anche per situazioni non tanto comode, però insomma è importante questo. Mi dai un assist per chiudere, diciamo, piacevolmente questo spazio. In uno dei miei percorsi lavorativi feci per un periodo delle rubriche in diretta con il sessuologo Bossi, sì. No? Che ci fu un periodo in cui praticamente lui ha sprombattuto, andava, era sì, 105, Monte Carlo, il Rai, dappertutto, e raccontava in modo molto onesto quella che era la sessualità, e lui mi disse: fare del buon sesso è come andare in bicicletta, se tu guardi sempre così alla fine finisci che senza ti ammazzi, dovresti esatto. pedalare e andare oltre, no? E vedere là dove ti porta. Esattamente. Perché era riferito a quello. L'approccio secondo me alla vita deve essere questo. Anche un po' così, riuscire esatto. a distaccarsi sì. dalle cose, salire importante. In bicicletta sì. e andare cercando di raggiungere l'obiettivo, il tuo traguardo. Io speriamo che me la cavo, come diceva quello. Bene, grazie a Bruno Cintoli, grazie l'appuntamento a voi. È per martedì prossimo, inizieremo le nostre rubriche e la prossima settimana ci inoltreremo ancora di più nel mondo del massaggio, della disciplina orientale e dello shiatsu. Grazie. Grazie, grazie a voi.